Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono qui per parlarvi di un'anteprima davvero molto molto succosa per quanto riguarda il genere fantasy, quindi se lo amate come me non potete lasciarvi scappare questo bellissimo libro che uscirà il 16 gennaio ed è scritto da Marta Palazzesi, una giovanissima scrittrice a 28 anni, abita a Milano. E questo è il suo primo libro che fa da proprio inizio di una trilogia che si chiama La Casa dei Demoni e come vedete qui alla mia sinistra la copertina che è veramente meravigliosa, devo dire, proprio la grafica è stupenda e i colori veramente bellissimi. Il Bacio della Morte è il suo primo libro che appunto uscirà a gennaio ed è edito da Giunti Y. Io ho deciso di parlarvene attraverso il mio canale perché considero YouTube uno dei mezzi di comunicazione molto molto efficace, quindi dopo sotto nella descrizione vi lascerò tutti i link sia per leggere il primo capitolo, grazie alla casa editrice Giunti Y. Potete scoprire quali sono i volti dei personaggi perché proprio Marta ha stilato questa lista per un ipotetico serial movie e potete anche vedere le canzoni che compongono la playlist che diciamo potrebbe fare da sottofondo mentre leggete il libro anche perché la musica è molto apprezzata e soprattutto fa da fonte ispiratrice per molti scrittori e scrittrice. Quindi adesso io vi leggo la trama, dopo se volete saperne di più vi lascio tutti i link precisi sotto nella descrizione e poi mi fate sapere se vi è incuriosito oppure no. Allora, quando hai 18 anni, vivi nelle remote foreste della Romania e il tuo unico obiettivo è dare la caccia alle spietate creature che popolano il mondo sotterraneo, non puoi permetterti distrazioni. E questo Tea lo sa molto bene. Abile mezzo demone, dotato dai poteri dei sogni, è una ragazza ribelle e irriverente, ma quando riceve il pugnale con cui cacciare Yazura è più che determinata a impegnarsi fino in fondo negli allenamenti che la renderanno ufficialmente una cacciatrice, mettendo da parte tutto il resto. Però non sempre le cose vanno come è previsto e Tea si ritrova costretta non solo a combattere contro un nemico infido e crudele, ma anche a resistere al costante impulso di azzuffarsi col padre, dal quale ha ereditato i poteri da incubo. Ma soprattutto deve cercare di contenere l'attrazione per il nuovo compagno di caccia, un affascinante mezzo succubo dal passato oscuro. Inaspettate rivelazioni, inquietanti avvenimenti sconvolgeranno pericolosamente la vita di Tea, divisa tra il desiderio di seguire Chiama e compiere il proprio dovere. Ecco, quindi abbiamo Azura, incubo e succubi. Quindi vi dico proprio un genere dello young adult che io adoro tantissimo e sono molto contenta di parlarvene per farvelo scoprire. Manca poco più di un mese all'uscita, però ecco, io già non vedo l'ora di leggerlo perché la trama mi ha incuriosito tantissimo. La copertina è meravigliosa, quindi io vi dico, fatemi sapere se vi intriga la trama. Come ho detto prima, potete leggere il primo capitolo gratuitamente. Sotto vi do tutti i link necessari presi dal sito Giunti Y e ho anche fatto un post sul mio blog letterario, vi lascio il link sotto. Voi fatemi sapere. Spero di avervi incuriosito, perché questa è una scrittrice giovane, questo è il suo primo romanzo, prima storia, esordisce appunto con questa trilogia. Casa dei Demoni, vi dico, molto ma molto intrigante come nome. Io vi ringrazio e vi auguro buona lettura. Ciao a tutti!